E benvenuti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi siamo qua per reagire alle mie giocate e ai miei gol della YouTuber Summer Cup. Quest'oggi non sarò da solo perché avrò appunto il mio assistito che è Gabriele Gentili. L'avete già sentito ragazzi, proprio per la sbu, quello che è. E soprattutto giocatore all'Inter della YouTuber Summer Cup. Gabri, dove sei? Guarda che ti sto filmando. Ah sì, mi stai filmando. Allora facciamo uno switch. Tra 3, 2, 1. Eccoci qua. Allora, mi dico, mi apri, com'è andata fino a questo punto la YouTuber Summer Cup? Diciamo molto bene, abbiamo avuto un piccolo inciampo con il Napoli, però per il resto siamo una gran squadra, quindi ci siamo rifatti. E che squadra, ragazzi! A parere mio, l'Inter è la squadra più forte della YouTuber Summer Cup. Però nel calcio, ragazzi, non è mai detto che la squadra più forte è sempre quella a vincere. E ce lo dimostra appunto il PSG, che in questi anni ha speso milioni e milioni. Messi, Neymar, Mbappé, la mamma di no! Mi dissocio. Ma ancora non riesce a vincere questa benedetta Champions League. Quest'oggi, ragazzi, siamo qua per reagire appunto alle mie giocate e ai miei gol. Diciamo che siamo partiti abbastanza male, no? Col piede. Cioè, abbiamo perso le prime due partite ed era come se il Milan non ci fosse in campo. E poi avevamo un grandissimo assente che è lo zoccolo duro. Mannaggia a te, zoccolo, che non sei venuto. Vai a Siena in vacanza. Cioè, voi immaginate un Milan con lo zoccolo duro. Cioè, ragazzi, cambia la musica. E adesso andiamo a reagire un po' a quelli che sono stati i miei gol, le mie giocate. Let's go. E allora partiamo subito con un tuo gol proprio contro di noi, contro l'Inter. Contro di te. Qui me la sposto e calcio. Wow, velocità di esecuzione davvero incredibile. Infatti. Eh sì, perché ragazzi era, diciamo, l'unica, perché ho detto devo sorprenderli in qualche modo, no? Perché erano tutti piazzati, tutti che aspettavano, e ho detto qui devo un attimo, alla Leao. Entra qua, più che giocata, errore tuo o miracolo del portiere? Guardiamo. Allora, io l'ho tirata bene. Lì ragazzi avevo anche una seconda opzione, che era quella di fare una finta e fare un passaggio indietro a Harry oppure a Brogna. Però non me la sono sentita e ho calciato. Ammetto che nel guardare la ripresa tante volte mi è venuto da dire: ma mannaggia, ma perché non ho mai provato il cucchiaio? Mo' io faccio il cucchiaio. La prossima volta. Poi qua, attenzione, Harry per... Mamma mia. Allora, qui posso dire ho fatto una gran giocata. Lì però... mi è arrivata quella palla nella... subito nella mia testa ho pensato lo provo. E l'ho fatto e ho beccato quel palo di sinistro. Se fosse stato palo interno, ragazzi, era un gran gol. Sì, ma anche queste azioni testimoniano che comunque il Milan anche il primo giorno c'era. E infatti a mio parere quella è stata la partita più dura. C'è stata un'intensità davvero altissima. Sì. Qua, altra azione vostra. Ci sei te. La passi. Faccio Harry, faccio la finta. Di nuovo, proteggio. Oh! Va avanti qui la passa a Firpo che purtroppo non l'ha messa. Questa è un'azione che non è stata messa nel video ed è qua in esclusiva per voi. Già ragazzi, perché qui non ci sono solo le giocate appunto che avete visto all'interno del video di Federico Marconi, ma ci sono anche delle giocate in esclusiva che non ci sono state per motivi vari. Mentre qua, ancora Harry. Ancora Harry, io proteggo palla, vado via su Gnabry. E niente. Una bella giocata. Però non sono andato via bene sugli altri, ragazzi. Guardate come mi marcava bene. Era imprendibile. Dillo che mi vuoi bene, Galli. Andiamo avanti. Bella giocata. Sai che non me la ricordavo questa. Wow, bella. Solo che ovviamente ce ne apre sto party, quindi niente di che. Dal passaggio di Harry intelligentemente la passi a Mirko e purtroppo bella assist di Samuel, ma peccato. Quindi questa era la prima partita finita 5-1 per noi e passiamo a quella col Napoli che è finita altrettanto 5-1. Attenzione, ripartenza. Bella giocata da parte mia. Assist intelligente, Brogna non è partita. E diciamo che nelle prime due partite diciamo che c'era un Brogna un po' più in fase studio. Brogna del giorno dopo questa l'avrebbe messa. Già. Qua altra tua azione personale, vediamo qui, sempre contro sfido Napoli. Sfido Fuse. Salto qua. Anche Mirko. Qua salto di nuovo Mirko e non riesco a tirare perché mi chiudono tutti. Beh, però che giocata hai fatto? Sì, questa è la prima categoria, mi ricordo. Ancora Samuel. Smarco Ale. Iannace, vado via. Contrasto. Palla c'è, palla non c'è. Ale non c'è più. Uno contro Matthew e fallo
mi hanno abbattuto in aria, ragazzi. Oh, mi hanno proprio abbattuto quelli del Napoli. Mamma mia. E quindi si concludono qua le reazioni delle prime due partite dei gironi. Passiamo al giorno dopo, quello che è stato il giorno che ha fatto la differenza per noi del Milan. E qui iniziano ad esserci i golassi, vediamo. Sì, prima abbiamo visto che c'erano delle belle giocate, ma senza dei gran gol, a parte uno che abbiamo fatto. Ma qua invece iniziano ad esserci dei bei gol. Questa dove rubo palla, getta V, me ne vado, attenzione, e incrocio, gol! E anche qua rubi palla su passaggio di ZV. Su passaggio di ZV, uno contro uno, finte contro finte, fulmino, e ho avuto un po' di fortuna in questa azione perché è stato un rimpallo favorevole. Però secondo me la fortuna e il destino mi ha premiato. È autogol della Juve, non è gol tu? Sì, autogol. Palla te, palla a me. Come l'ho saltato qua. Qua l'ho saltato veramente bene. Doppietta per Samuel, ma non è finita qua, ovviamente. Sì. Andiamo avanti con i gol. Qua 1-2 con Harry Lazza, signori. 1-2 cinico e palla che entra in rete. L'intesa c'è. Altra azione per me. Qui io punto ZV. Diciamo la difesa della Juve un po' statica qui, eh. Un po' troppo statica. Un po' addormentati, direi. Sì, io che mi sposto la palla e calcio e fulmino il portiere. Giannop, ti voglio bene, eh. Ti voglio tanto bene. Non ho nulla contro di te. Qui Progna te la passa e Samuel. E Samuel punta l'avversario, doppio passo incredibile e spiazzo di nuovo Giannotto. E qua c'è l'asse a Fraie. Eh sì, perché io chiamo palla Isaac, punto i miei due avversari, ne salto uno, salto il secondo e con un lob alla Di Maria supero il portiere. Magari è il pallonetto che avresti dovuto far contro l'Inter. Hai ragione. E qua ancora come prima. Come prima Isaac, un rinvio a due mani. Certo, contrasto con Tatino e palla che carambola in qualche modo ed entra in gol. Azione bellissima che non è stata messa, ragazzi. Azione in cui Isaac dalla porta è arrivato fino davanti all'area, rigore avversaria, e stava quasi per segnare. Non ha segnato di molto, volevo dire di poco, però in questo caso di molto. Però il resto l'aveva fatto tutto. Però ha fatto bene. Bravo Isaac, dai. E con questa quindi finisce Milan-Juve 9-2, quindi siete passati in semifinale. Siamo contro il Napoli. Contro il Napoli. Ragazzi, devo dire che la partita del Napoli a livello di emotività, di quello che un po' provi, perché le partite, soprattutto quelle pesanti, un po' le senti perché c'è l'atmosfera, perché c'è il pubblico che ti sostiene. E contro Napoli è stata una partita proprio top, dove mi sono detto: se vinciamo questa, abbiamo fatto il nostro in questo magnifico torneo. E allora partiamo dalla sfida contro il Napoli. Qui recupero palla, salto Matthew. Ragazzi, posso dire che fino a quel momento Dario è stato impeccabile. Cioè Dario, veramente, Dario è un mostro, ragazzi. Fino a quel momento. Fino a quel momento. Andiamo avanti, qua me la passa Isaac, faccio un velo, la conduco su tutta la fascia, la passo a Brogna che segna. Un po' sbagliato. Da lì, ragazzi, non poteva sbagliare. Grandissimo Brogna. Qui altra azione personale. Prendi il pallone a Matthew. Recupero il pallone a Matthew. Smarco Fuse. Arrivo davanti a Dario che ancora me la blocca. Ma andiamo avanti, ragazzi, perché qua ci sono ancora io che recupero palla dopo un rimpallo. Conduco la palla e di nuovo assist per Brogna. Grandissimo Dani, gol pesantissimo e importantissimo, perché questi sono quei gol che ti ammazzano il morale. Puoi essere anche una squadra fortissima, ma quando subisci questi gol, ragazzi, lo accusi. E adesso passiamo alla giocata spettacolare, incredibile. Attenzione qua, Matthew sbaglia il passaggio. Guardo la porta e signori, wow. E signori, questo signor gol, ho provato a imitare Modric e per fortuna che mi è riuscito, perché sennò avrei preso tanti nomi da Modric, perché lo sappiamo benissimo che Modric guarda le nostre partite, dai Luca, dai, quando vuoi ti insegno Luca, forse tu ti insegni a me, però vabbè, è qui ragazzi, tre tocchi, così, veloci, senza pensarci, il portiere era fuori, imprendibile. Dalla metà campo. Scrivete qua sotto nei commenti e ditemi voi qual è stato il gol più bello che ho realizzato in questo torneo fino ad adesso. Perché c'è anche la finale che andremo a giocare proprio contro i nostri amichetti qua.
Ok, la prima partita del torneo è anche hai capito, Gnabry? Adesso dobbiamo giocare la finale, eh? Ti ricorda che l'anno scorso te non c'eri con il Milan, però l'abbiamo vinta noi. Io quest'anno ho vinto un trofeo abbastanza importante. Quindi vediamo se l'esperienza o il pallone d'oro la spunteranno. Sì. E quindi, ragazzi, questa magnifica reazione si conclude qua. Noi adesso vi salutiamo e ci vediamo direttamente in finale. E sarà Milan contro Inter. Non vi spoileriamo nulla, ma vi possiamo solo dire che è stata una partita epica. Ce la siamo giocata, abbiamo sudato, c'è stata tensione, c'è stato nervosismo, episodi chiave. E quindi, ragazzi, invito tutti quanti ad andare a seguire la finale che uscirà sul canale di Federico Marconi. Noi, Gnabry, ci vediamo in finale a questo punto. Fratello. La battaglia. E ragazzuoli, mi raccomando, seguitemi su Instagram, perché su Instagram metteremo dei video inediti che qua non siamo riusciti a mettere per limiti di tempo. Quindi seguitemi e aspetto anche i vostri edit su TikTok. Mandatemi in direct e li ripubblicherò tutti uno ad uno. Chi riuscirà a fare l'edit migliore sarà ripostato in un video YouTube. E quindi, ragazzuoli, mi raccomando, seguiteci anche su Instagram, perché manca pochissimo ai 90.000. E su Instagram metteremo degli spoiler che non sono stati messi della YouTuber Summer Cup, ragazzi, ci sono delle azioni pesanti, ma sul mio profilo le caricherò. Mi raccomando, datemi a seguire e seguite anche il mitico Gnabry. Dai, seguitelo, ai 90.000 deve arrivare, veloci. Manca poco ai 90.000, forza, Detto questo, io vi voglio bene. Questo era Off Samuel Reaction. Noi ci vediamo nel prossimo video. Bella, ragazzi!